in collegamento telefonico il consigliere comunale di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie. E allora Antonino, collaborazione in primo piano è la priorità in questo momento perché l'emergenza sociale comincia a farsi sentire anche a Praia a Mare. Tu hai già comunque lanciato alcune proposte. Sì, io ho intrapreso questo meccanismo di proposta, nel senso che comunque anche dove ci sta una critica che può essere aspra, sempre politica, do sempre un'alternativa, do sempre una proposta che può essere condivisa o meno. Nel caso di specie la proposta proviene semplicemente da un'interpretazione dell'ordinanza della protezione civile numero 658 del 29 marzo, che dà la facoltà di interagire con i servizi sociali del comune, che rimane comunque l'anello più importante di questa catena, con quelle che sono le associazioni del terzo settore, con quella che può essere la Croce Rossa, con quelle che possono essere le realtà che hanno ulteriore conoscenza di quelli che sono i bisogni della popolazione, che mai come in questo momento sono dati fondamentali, soprattutto per mettere al riparo quelli che possono essere gli speculatori da queste operazioni, perché sicuramente bisognerà andare a individuare i soggetti che stanno che hanno un grave disagio per poter mitigare questo disagio attraverso quelle che sono le risorse, le devenienze che arrivano appunto dallo Stato. Perché ricordo che al Comune di Praia a Mare gli sono stati assegnati circa 55.000 euro, che possono essere sufficienti o meno, questo lo deve dire chi opera in questo campo. Io non sono un esperto, ho semplicemente fatto una proposta all'assessore Filippelli, che ancora non ha risposto, nonostante sia stata taggata da più parti, da più lati. Stiamo aspettando una risposta, naturalmente ritengo che sia anche impegnato in altro, quindi avrà necessità per elaborare quella che può essere un'eventuale risposta, ma soprattutto che la risposta sicuramente dipenderà dalla mole di domande che riceveranno, e da ieri che stanno ricevendo delle domande in una modalità differente rispetto ad altri comuni, perché molti hanno aperto un bando vero e proprio, loro invece hanno fatto una comunicazione, ma non è una questione di formalismi, l'importante è che arrivano le domande e che vengano gestite nel migliore dei modi. Una cosa importante, la collaborazione probabilmente è fondamentale per centralizzare e canalizzare tutti quelli che sono gli aiuti, perché ci sono tanti movimenti in atto, sarebbe il caso di, ripeto, coagulare quello che è il potenziale attraverso un canale unico e univoco, anche per dare ulteriore trasparenza a questa cosa, ma soprattutto, questa è una cosa con cui ho discusso ieri con un imprenditore che stimo e rispetto molto, che è Fabio Macri, cercando di fare massa critica, aumentando anche quello che è il potere d'acquisto, perché se si acquista da un'unica centrale, diciamo, chiamiamola così per usare un tecnico amministrativo, centrale di committenza, a quel punto probabilmente ci possono essere degli sconti, e naturalmente con la stessa somma si possono ottenere più cose, anche perché si può agire in maniera duplice: o si danno dei buoni pasto alle persone, che ognuno compra in quelli che sono i negozi convenzionati, oppure si potrebbe fare degli acquisti, stoccarli da qualche parte, e in questo caso potrebbe essere molto utile la proposta con cui mi sono confrontato con Fabio, praticamente cercando di aumentare la capacità di acquisto attraverso acquisti centralizzati, comprare più roba per soddisfare più persone. Naturalmente non ci sono soltanto bisogni di carattere alimentare, perché comunque ci può essere un bisogno di carattere igienico piuttosto che sanitario. Quindi naturalmente qui è fondamentale la conoscenza che i servizi sociali del Comune di Praia hanno, ma ripeto, anche quelle che possono essere le associazioni in aggiunta, le parrocchie, perché sono tutti questi presidi che da un punto di vista sociale intervengono sul territorio. Esatto. E ritengo fondamentale, ripeto, metterli tutti quanti insieme per una questione economica, per fare massa critica e soprattutto per cercare di dare trasparenza, in modo tale che siamo tutti quanti insieme, tutti quanti possiamo guardare e controllare. Ripeto, a me non interessa guardare e controllare perché parto dalla buona fede di tutti, però se c'è qualcuno che può avere qualche sospetto, perché ho visto ieri dei post che c'è qualcuno che è ingenerato questo sospetto, quindi funzioni di controllo, i soliti furbetti, insomma, sì, per cercare di annientare queste cattive pratiche. In questo modo si potrebbero raggiungere diversi obiettivi, però ripeto, è una proposta in mano all'amministrazione, che ieri ho visto che ha realizzato anche finalmente, perché la Regione Calabria aveva chiesto la costituzione dei COC, centri operativi comunali, da
forse 15-20 giorni, Praia ancora non l'aveva fatto. Ho visto un'ordinanza del sindaco che ha costituito il COC con tutti quelli che sono sostanzialmente i membri dell'attuale maggioranza, a cui sono stati affidati diversi incarichi. Mi aspettavo onestamente che nel COC ci fosse qualche figura importante da un punto di vista della pubblica sicurezza, del tipo il comandante dei vigili urbani, o qualcuno che avesse un taglio tecnico importante, qualcuno per esempio dell'ufficio tecnico, ma la scelta è stata fatta in maniera diversa, sul carattere politico. Fondamentale è che si può eventualmente ricorrere a esperti esterni o addirittura a un membro della minoranza. A questo punto ti faccio proprio la mia proposta, qui te la faccio in diretta, perché nella minoranza ci sta un elemento che è Davide Marcucci, che secondo me ha tutte le caratteristiche che può mettere a disposizione della comunità. Se mi dovessero chiedere male, cioè se dovesse essere utile il mio parere, anche se probabilmente non lo è, io credo che Davide potrebbe essere, il dottor Marcucci potrebbe essere la persona giusta che rappresenta anche noi che non siamo più in maggioranza, per poter far bene, sicuramente per dare anche un elemento di garanzia attesa la sua grande moralità. Ecco, in questo momento tu stai anche tastando il polso alle partite IVA. Praia Mare come ne esce? Praia Mare come ne esce? Allora, questa è una bella domanda, perché questa è la sfida. Questa è la sfida. Ieri la Regione Calabria ha varato delle misure importantissime, prime in Italia, grazie all'opera dell'assessore Fausto Sommarso, e naturalmente a tutta quella della Giunta, del Presidente Santelli, che praticamente risultano essere la base su cui costruire il futuro, in cui anche ci saranno le imprese praiesi. Ci sono diverse criticità, primo perché ancora ci sono dei grandissimi margini di non si conosce ancora l'orizzonte temporale di questa crisi, non si conosce quello che può essere gli effetti dal lato della domanda, quindi tutte queste cose pongono comunque degli interrogativi. Sicuramente c'è una crisi di liquidità, che probabilmente lascerà qualcuno sul campo, come succede nelle grandi battaglie, e chi invece rimarrà a galla, rimarrà all'impiedi, secondo me dovrà fare un grandissimo investimento in qualità. Oggi questa emergenza ci insegna semplicemente che bisogna cercare di razionalizzare le risorse della propria azienda, focalizzare quelli che sono, secondo me, i settori più importanti della propria azienda, quindi fare una classica analisi SWOT, in economia si chiama, quindi fare quelli che sono i punti di forza, debolezza, le minacce e le opportunità, facendo leva sulle cose che ognuno di noi, imprenditore, sa fare meglio, quindi tagliando tutti quelli che possono essere rami secchi, focalizzando l'attenzione su 2-3 attività importanti e fatte con grande qualità, perché sarà fondamentale per poter riprendere, anche dal punto di vista turistico, far uscire fuori la qualità dell'offerta turistica. La qualità deve essere percepita anche per quello che riguarda l'igiene, i servizi che possono migliorare quelle che sono le utenze. Penso agli stabilimenti balneari, nei quali per esempio si potrebbe, faccio un esempio che mi può riguardare da vicino, un esempio che può un servizio che può igienizzare il lettino ad ogni cambio di utente, cose che probabilmente prima si faceva, oggi bisognava farlo in maniera più plateale per certi versi, proprio per dare per far capire alle persone che la Calabria è organizzata in un determinato modo, la Calabria è in grado di dare servizi di qualità, la Calabria ha un alto grado di barriere igieniche sanitarie per poter garantire la salute di tutti, cosa che già avveniva prima, perché non ci dobbiamo dimenticare che facciamo turismo dalla vita, quindi è successo questo, che è un imprevisto, ma gli standard qualitativi dell'HACCP onestamente sono abbastanza restrittivi, e se vengono posti in essere in maniera corretta sono già una grandissima, ma veramente una grandissima garanzia per quanto riguarda il consumatore. In ultimo, le barriere di cemento, anche queste hanno fatto discutere e non poco, ieri sono state tolte, possiamo dire che Praia e Tortora con i limiti imposti dal momento sono di nuovo un'unica comunità. Per quanto mi riguarda lo sono sempre state.
ed è giusto che sia così, nel rispetto di quelle che sono le prescrizioni di sicurezza, perché ci sono delle, degli imperativi che sono stati imposti dalla regione, dal governo, quindi questi imperativi rimangono, ed è oggi secondo me la situazione si è normalizzata, perché ci stanno, sono dispiegate diverse unità della polizia locale che stanno facendo dei controlli, come è giusto che siano. Si è stata ripristinata, che era la richiesta che avevo fatto io al sindaco e poi naturalmente comunicata anche al prefetto, che ringrazio, la prefettura che ringrazio e i carabinieri che ringrazio per gli interventi fatti, perché c'è stato comunque un confronto costante con la prefettura su questa tematica. E c'era una problematica di pubblica sicurezza, perché comunque si sono interrotti alcuni servizi essenziali per il torto. Basti pensare alla linea del, di Preite, cioè prima i pullman partivano, la linea era torta da Cosenza, dopodiché la linea era Praia a Mare, Cosenza, quindi le persone torte del Puma comunque dovevano venire a Praia a Mare, riscontrando delle problematiche, perché se la legge dice che da torto non puoi venire a Praia, ci poteva essere un problema. Ma soprattutto la cosa che a me stava particolarmente a cuore, essendomi confrontato con qualche elemento anche di vertice delle forze dell'ordine, era il pronto intervento, perché la stazione locale dei carabinieri aveva serie difficoltà a intervenire tempestivamente su Tortora. Nel caso di un allagamento, che purtroppo sappiamo che accade, del ponte che ci conduce alla zona industriale, ci poteva essere un allungamento dei minuti e quindi tempistiche preziose per salvare una vita, perché comunque l'ambulanza avrebbe dovuto fare un giro molto più ampio. Tutte queste cose sono state vagliate, valutate in particolare la prefettura, e naturalmente ha normalizzato la situazione con una, il sindaco ha dovuto emettere una ordinanza che ha praticamente eliminato questi varchi, che ricordo che o meno il consiglio che posso dare, la prossima volta, è trovare dei varchi con le rotelle, perché ho visto queste New Jersey che andavano girando da una parte all'altra, sono state impiantate e disimpiantate, reimpiantate almeno 3-4 volte. Questo altro non è che un costo aggiuntivo per la comunità, perché naturalmente l'azienda che l'ha impiantata ha fatto del lavoro, l'ha fatto in un periodo particolare, perché ricordo che oggi lavorare, chi sta lavorando? Sta lavorando sotto stress, con uno stress enorme secondo me, per l'attenzione che ci deve mettere, per tutto quello che scaturisce, quindi è normale che l'azienda che ha impiantato queste cose debba essere pagata con naturali prezzi di mercato. Non è normale che noi dobbiamo sopportare delle spese aggiuntive quando abbiamo parlato poco fa dell'emergenza alimentare, probabilmente questi soldi potevano andare a alimentare cose più importanti in questo periodo. Quindi, come giustamente alcune azioni poste in essere dal sindaco sono state caratterizzate da non conoscenza di questa cosa, ed è naturalmente giusta che ci sia una non conoscenza, perché la stessa cosa l'abbiamo vissuta al governo, perché non siamo preparati oggettivamente a questa cosa. Quindi sono tutte iniziative che messe insieme vanno sempre valutate da un punto di vista e dall'altro. Io credo che Praia, come Tortora, come questa zona, sta rispondendo bene, nel senso che comunque è anche forse proprio tutta l'Italia, è uscito fuori un altro senso civico della nostra nazione che ha seguito in maniera abbastanza precisa quelle che sono state gli imperativi. Naturalmente si seguono gli imperativi quando vengono comunicati in maniera giusta, centellinando le parole e dando le informazioni corrette. Effettivamente ieri leggevo sui social che c'era, ho letto una disposizione del Ministero dell'Interno che diceva uscite con i bambini, e poi il stesso qualche ministro, addirittura il Presidente del Consiglio, ha fatto no, non si può uscire con i bambini, dovete stare in casa. Vedi? Sì, questo c'è un po' di confusione. Confusione anche perché io ho una bimba di 10 anni, ieri a metà mattinata è crollata, piangeva, non ce la faccio più, voglio vedere i miei amici, eccetera, eccetera. Dobbiamo poi utilizzare tutto il nostro savoir-faire di genitori per cercare di calmarli, tranquillizzarli, cercare di portare la loro attenzione verso altre cose e far passare questi momenti di crisi, che come sono dei bambini, sono degli adulti, cioè anche noi abbiamo i nostri momenti, però lo dobbiamo fare per la salute di tutti quanti, dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri figli. Quindi è una cosa che dobbiamo fare, stiamo facendo. Se viene chiesta la collaborazione, che io avevo già comunicato, ripeto, l'8 marzo attraverso un messaggio alla polizia, al comandante dei vigili urbani, siamo a disposizione. Diversamente staremo semplicemente a fare il ruolo di opposizione, guardare, controllare e cercare di fare sempre gli interessi del paese.